Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, mamma mia, ci aspettavamo davvero che arrivasse qualcosa di interessante con l'aggiornamento di pochissimi minuti fa, ma ragazzi, le aspettative sono state molto più grandi rispetto a quello che io personalmente pensavo. Come vedete ragazzi, siamo già nella lobby di gioco, anzi nella nuova lobby di gioco, e se guardate bene ragazzi, eh sì, c'è una nuova voce tra le sfide e l'armadietto ragazzi. Si chiama Eventi, si chiama, ed è quello di cui vi avevo anticipato nel video di ieri, la nuova modalità, le nuove modalità competitive di Fortnite per far un pochettino trovare dei giocatori forti e giusti per il nuovissimo evento che, come si dice, sostituirà il Summer Skirmish. Come vedete ragazzi, e come la mia predizione era giusta di ieri, il nuovo torneo, il torneo Alpha, inizierà tra pochissime ore, quindi nella giornata di oggi, indicativamente alle ore 18. Come vedete ragazzi, dal 16 al 21 ottobre, adesso vedremo anche i dettagli, c'è il Fortnite del venerdì sera, tra 4 giorni, il torneo beta, la Coppa di Borgo Bislacco e la Coppa di Tempio Tometo. Ci avevamo azzeccato proprio con tutte. I dettagli dell'evento, eccolo qua ragazzi, evento di pratica. Il prossimo evento sarà disponibile oggi stesso. Come vedete ragazzi, i dettagli del torneo: ottieni fino a 6 punti in ogni partita eliminando più avversari e sopravvivendo. Ottieni almeno 20 punti in totale in una sessione per ottenere una spilla luccicante. Quindi ragazzi, come vedete abbiamo anche il punteggio: 3 eliminazioni 1 punto, 5 eliminazioni 1 punto, 7 eliminazioni 1 punto, raggiungi i primi 10 1 punto, raggiungi i primi 3 1 punto, vittoria reale 1 punto. Bisogna ottenere 20 punti però in una singola sessione. Come vedete ragazzi, poi vedremo a che cosa serviranno queste spille speciali. Data evento il 16-10, quindi oggi dalle 18 alle 21, il 17, il 18, il 19, il 17, il 18, il 20 e il 21, sempre dalle 18 alle 21. È il primo torneo, vedremo chi riuscirà ad aggiudicarsi la spilla segreta. Tanta roba ragazzi, ed infatti come vedete qui sotto ci sono tutti gli slot per i vari pin. Poi andremo a vedere anche quello del venerdì sera, che ci dice semplicemente che gli obiettivi sono uguali a quello che abbiamo appena visto, ma dobbiamo fare almeno 25 punti perché ragazzi si giocherà in squad, e via dicendo tutti gli altri tornei. Quindi allucinante ragazzi, la modalità nuova competitiva di Fortnite, tantissima roba. Ma non è finito ragazzi, perché nei file di gioco il mio team di Leakers ha pescato tutte le nuove skin, i nuovi deltaplani e i nuovi picconi che stanno per arrivare. Quindi ragazzi, intanto ve lo ricordo, un super like, un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video. Mi raccomando raga, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie di Fortnite. Quindi direi di mettere un pezzo di sfondo nero in modo che abbiamo un buon contrasto e di goderci assieme. Guardate, le vedo anch'io per la prima volta tutte le nuove skin, i nuovi picconi e i nuovi deltaplani. Andiamo, iniziamo subito. Mi tengo che mi mancava tenermi. Pronti? Vai! Prohot! Questa ragazzi è la controparte femminile della skin del Dürr Burger. Ci sta! Carina, niente di eccezionale, ma carino il pigiamino con soprattutto le cose del Burr, del Dürr. Ci sta, dai, non è malvagia. Andiamo avanti. Ah, con un altro guerriero che dovrebbe essere tipo...
questo è, non vorrei dire la cagata, è tipo mongolo, no? No, mongolo perché è pirla, perché arriva dalla Mongolia, in poche parole. Molto carino, mi va un pochettino a stare di fianco, sembra un pochettino il cavaliere quello verde che c'aveva l'accetta. Vabbè, comunque, carino, non mi fa impazzire, ma carino. Oh, questo è un pochettino più GG. Questo è il ragnone, ragazzi, me l'avevano detto che c'era il ragno maschio. Ragazzi, i ragni sicuramente faranno parte della prossima season, credo, di Fortnite, e inizieranno dalla end di questa season, ne sono quasi certo. GG, bellissima skin questa, veramente molto bella. Ed ecco anche subito la controparte femminile del ragno, interessante anche questa, fatta davvero ma davvero bene, ragazzi, molto molto accattivante. Ed ecco, ragazzi, il primo dei picconi, questo sicuramente va ad associarsi alla skin del guerriero che abbiamo visto poco fa. Carino, ci può stare, è proprio il suo piccone ed è giusto. Questo potrebbe essere il piccone del ragno, non lo so, ragazzi, mi sembra un po', non capisco perché quella roba lì viola, non lo so se sia il piccone del ragno. Bellissimo, perché le due ali a forma che vanno a formare la lama del piccone sono fatte davvero strabene, molto molto figo questo piccone. No, non è il piccone del ragno, allora di che cos'è quel piccone là? Eccolo qua, ragazzi, il piccone del ragno, bellissimi gli occhi, brilleranno sicuro, quei cosi lì rossi, ragazzi, sono gli occhi. Sapete che il ragno c'ha un sacco di occhi, bello questo piccone, GG, veramente un'ascia fatta veramente benissimo. Ed ecco qua, ragazzi, il primo deltaplano, quindi la barca del guerriero che abbiamo visto prima va un po' forse a riprendere le decorazioni che abbiamo su Approdo Avventurato. I dragoni, in poche parole, li abbiamo già visti per quello che riguarda il capodanno cinese. Wow, avanti ancora anche per il primo deltaplano dei ragni, mi hanno detto che ce n'erano due, ragazzi, e questo è il primo, fighissimo, si apriranno le ali sicuramente così con le tele che vanno appunto a formare le ali, ragnone giga con stella rossa sopra, veramente tanta roba. Wow, e questo o è un backpack, questo è un... no, allora quello là mi sa che era il deltaplano, e questo forse è il backpack, penso proprio di sì, che figo, questo forse è il backpack del ragno femmina, non lo so, ragazzi, ma tanta roba anche per questo. Eccolo qua l'altro, questo è quello del maschio sicuro, lo scudo, penso sia uno scudo che vada ad associarsi alla skin maschile del ragno, ragazzi, da paiura, veramente tanta roba. E concludiamo, ragazzi, con il backpack del nostro guerriero, quindi uno scudo che appunto ci sta benissimo ed è veramente veramente molto molto figo. Ragazzi, andiamo a vederli l'ultima volta perché la sfida, la sezione eventi è da paiura, raga, entra una nuova modalità incredibile su Fortnite e chissà, ragazzi, se vincendo le spille segrete riusciremo ad ottenere l'accesso a tornei super come quello che è stato il Summer Skirmish fino a una settimana fa. Sono veramente convinto che dobbiate trovarvi un bel team competitivo se dovete fare i tornei in squad, così come il torneo in coppia, ragazzi, perché vale davvero la pena di mettercela tutta e di provare ad entrare nella competitività di Fortnite, non necessariamente ammazzando 150.000 persone come si è visto finora. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando, ragazzi, un bel like, non ve lo dimenticate, iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo in live, ciao!